quando il primo bambino fece il suo primo sorriso, quel sorriso si ruppe in mille pezzetti e fu così che nacquero le fate. Stasera io vorrei tanto presentarmi a voi dicendovi: sono una fata, ma non mi credereste. E se io vi raccontassi chi sono davvero, vi annoiereste. Allora mi riassumo attraverso il mio motto: tutto è bene quel che non finisce mai. Detto così sembra un bel modo di vedere le cose, ma vi assicuro che non lo è. Ma siccome è il mio motto e io sono coerente, non lo cambio mai. Sono 10 anni che non cambio nulla. Sono 10 anni che non riesco a cambiare nemmeno la mia macchina. Nemmeno se mi lasciassi a piedi la cambierei. E anche se le fidanzate continuano a lasciarmi, io non le lascio. Sì, ma tanto ti ho lasciato. Sì, ma io no. Sono un poeta io. E del resto credo che la poesia ci rincretinisca ancora con la solita storia che è immortale, che ci rende immortali, che è memoria, che cambia l'umanità, che cambia tutto. Eppure io ho sempre sofferto di nostalgia, esattamente come si soffre di sciatalgia, di lombalgia, di nevralgia, perché la nostalgia è un'infiammazione della memoria, del ricordo, del pensiero, del ritorno. La poesia, molti di voi penso condividano, nasce nella solitudine spesso, eppure non esisterebbe senza nessuno che la legga. La poesia non è solo fatta di mani, la poesia è fatta di braccia. Ogni poesia è come un libro scritto a 4 braccia. Le braccia di chi scrive, le braccia di chi leggerà. Perché è bello il fatto che 4 braccia, oltre che colpirsi, possono anche abbracciarsi. Mentre 2 mani possono solo stringersi. E alla poesia le costrizioni non piacciono. La poesia, parlavo di fate all'inizio, è un po' la Cenerentola delle fate. Quella che non va, quella che non vende, quella che non piace. Non ha l'aspetto di una principessa. Eppure la poesia sa trovare sempre un buon finale, dove tutti vivono felici e contenti, ma soprattutto per sempre. Thank you.
sospeso nell'abisso della ragione, si troppo in quelle sfumature e quelle tentazioni, buffo e poi ritorno con un balzo a controllare la mia emozione. Amore, speranza, pace. Odore, fuoco, aria. Vi siete mai soffermati sul potere delle parole? La parola è un ponte tra gli universi palpitanti dei pensieri. È un sentiero umido dove lasciarsi scivolare, come nei giochi dei bambini. È un lago di significati contrastanti. Io amo le parole che dialogano con il corpo, il suono associato al gesto. Amo la loro romanza quando si accostano allo sguardo. Le parole si leggono perfino senza pronunciarle, leggendole con gli occhi. Le parole sono la nostra eterna ricerca. Si cercano parole per far innamorare e per lasciare, quelle per ricordare e quelle per dimenticare. E ci sono anche le parole da riempire di dolcezza, come la crema in un bignè. Avete mai riflettuto sul fatto che le parole scritte non hanno lo stesso colore di quelle?